Ma se vogliamo la libertà, oggi è il momento del sacrificio, perché non esiste la libertà senza il sacrificio. E voglio dirvi una cosa, che se noi rispetteremo tutte le regole, allora questa oscurità passerà, tornerà a splendere il sole, torneremo ad abbracciarci, più forti di prima, nessuno escluso. Io mi chiamo Jacopo Panzeri, ho 28 anni e sono un giovane medico di famiglia. Dopo la laurea ho iniziato a fare delle sostituzioni sul territorio e mi sono innamorato del mestiere del medico di famiglia, innanzitutto per il legame che c'è tra il medico e le persone. Io penso che ogni medico dovrebbe sempre ricordarsi che dietro un sintomo c'è una persona. In questo momento il mio pensiero va ai tanti medici che stanno continuando a lavorare, ma spesso non hanno nemmeno lo straccio di una mascherina. Continuano a lavorare per passione, per servire i propri pazienti, mettendo anche a repentaglio la propria vita. Ad oggi in Italia 100 medici sono morti. Alcuni di loro li conoscevo. Penso ad esempio al dottor Roberto Stella, che era il coordinatore del corso di medicina generale di Regione Lombardia, un uomo, un medico, che nella formazione dei giovani medici ha investito tanto. Era il nostro capitano ed è morto come un capitano. Tante persone hanno creduto che il coronavirus potesse essere pericoloso soltanto per gli anziani e che fosse poco più di un'influenza. In realtà non è così. Io sono un giovane di 28 anni, non ho nessuna patologia, sono quello che si potrebbe definire un giovane nel pieno della sua vita e delle sue forze. Eppure il coronavirus mi ha colpito e mi ha trascinato in un letto di ospedale. E quando io sono arrivato in ospedale, non riuscivo a respirare da solo. Infatti mi hanno messo una maschera che si chiama la maschera di Venturi, che mi permetteva di avere ossigeno e dunque di respirare. E chi era Venturi? Venturi è stato un grande matematico, un grande scienziato del Settecento, viveva a Bologna, e questa mascherina che noi usiamo, viene oggi usata in tutto il mondo, deriva dai suoi studi. Quindi mi piace pensare che l'Italia ha sempre risposto al male con la bellezza, il talento, l'arte, e lo faremo anche questa volta. Per me è stato il momento più bello di tutto il mio ricovero ospedaliero non è stato quando mi hanno detto "Puoi tornare a casa". È stato quando mi hanno tolto quella mascherina e io mi sono accorto che potevo respirare da solo, con il mio naso, la mia bocca e i miei polmoni. Perché alla radice dell'uomo c'è la libertà. E quando tu ti accorgi che devi dipendere da qualcosa per respirare, non ti senti libero. Quando mi hanno tolto quella maschera, in quel momento io mi sono sentito rinascere, sono tornato ad essere libero. Io dico, io sono fortunato a essere qui oggi, a essere guarito, a dire queste parole, mentre ci sono tanti colleghi che purtroppo non sono più. E a me il termine collega non piace tanto. Preferisco parlare di fratelli, in francese è frère, così si chiamano tra di loro i medici, perché noi siamo fratelli e sorelle uniti da un giuramento. Abbiamo giurato all'inizio della nostra carriera, nel nome di Ippocrate, che è il papà della medicina, di difendere la vita. Il giuramento, la sua memoria, dice la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica della persona
e il sollievo della sofferenza. Io adesso sono completamente asintomatico, sono qui a casa e attendo di farò a breve un nuovo tampone di controllo con la speranza che sia negativo, in modo da ritornare operativo. Non vedo l'ora di ritornare a svolgere il lavoro che amo. E in questo momento c'è tanto bisogno di medici sul territorio. Questa esperienza è stata sicuramente un'esperienza dura, che mi ha provato molto. Ho perso 10 kg in 15 giorni di ospedale, però la mia mente non ha mai vacillato. Quando sei ricoverato in un reparto di tipo Covid, ti senti solo. Non poter avere vicino i miei familiari o i miei amici è stato pesante, però il loro pensiero mi ha aiutato a raccogliere tutte le mie forze per lottare contro il virus e vincere questa battaglia. Io sono orgoglioso di vivere e di essere medico in un paese dotato di una sanità pubblica, gratuita, universale e aperta a tutti. Ho letto qualche giorno fa una notizia che mi ha fortemente emozionato. Negli Stati Uniti d'America è morto un ragazzo di 17 anni. Si era recato in un ospedale, però non aveva nessuna assicurazione sanitaria, non aveva i soldi per pagarsi le terapie. È stato invitato a rivolgersi a una struttura pubblica, ma purtroppo non ha fatto in tempo, è deceduto prima. Questa notizia mi ha fortemente scosso. E posso dirlo con grande forza e lo ripeto, io sono orgoglioso di vivere in Italia, di essere medico di un paese con una sanità pubblica. Certo, questo non significa che sia tutto oro quello che luccica. Ci sono sicuramente dei problemi. Bisogna fare, a mio avviso, di più, assumere nuovo personale medico e infermieristico negli ospedali. Bisogna fare qualcosa di per tagliare la burocrazia e le liste d'attesa. I problemi ci sono, ma sono orgoglioso di vivere in uno dei pochi paesi al mondo con una sanità pubblica, gratuita e aperta a tutti. In questo momento io penso a tutti i miei colleghi, anzi mi piace chiamarli fratelli e sorelle che sono sul campo, chi in ospedale, chi in guardia medica, chi negli ambulatori di medicina generale. E spesso tanti di loro non hanno le protezioni adeguate. Si chiamano i DPI, dispositivi di protezione individuale, che vuol dire mascherine FP2, FP3, guanti, visiere specifiche. Però continuano a lavorare per amore e per passione. E io vorrei che lo Stato si impegnasse per tutelare ognuno di loro fornendo i giusti dispositivi. Questo significa tutelare la vita dei medici, tutelare anche la vita di tutti i pazienti. In questo momento in Italia abbiamo dei dati incoraggianti. Il numero delle persone colpite e dei morti inizia a scendere. Questo è sicuramente una buona notizia. Tuttavia, non è questo il momento di mollare. Anzi, è il momento di resistere. Proprio per evitare che tutti i sacrifici che abbiamo fatti vadano persi. Per evitare che tutti i morti che ci sono stati siano stati inutili. Voglio fare un invito a tutta la popolazione e a tutti i cittadini che sono in ascolto. Restate a casa, è fondamentale, perché questo non è un gioco, non è un reality, non vince il più furbo. E chi pensa di fare il furbo, chi pensa di stare sopra queste regole, alla fine fa solo un danno a se stesso e agli altri.
Certo, ognuno di noi vorrebbe uscire, farsi una pizza, un aperitivo con i propri amici, ma se vogliamo la libertà, oggi è il momento del sacrificio, perché non esiste la libertà senza il sacrificio. E voglio dirvi una cosa, che se noi rispetteremo tutte le regole, allora questa oscurità passerà, tornerà a splendere il sole, torneremo ad abbracciarci, più forti di prima, nessuno escluso. Voglio concludere con una citazione che tratta da un libro a cui sono molto legato, Vita e destino di Grossman, un capolavoro della letteratura russa. E Grossman scrive queste parole: la storia dell'uomo non è dunque la lotta fra il bene e il male, è piuttosto la storia del grande male che cerca di macinare il piccolo seme dell'umanità. Ma se anche in momenti oscuri come questi l'uomo conserva qualcosa di umano, allora il male è destinato a soccombere.